Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Benedetta Pisano e da tutti noi di Radio Speranza. Oggi martedì 21 novembre la Chiesa Cattolica ricorda la memoria della presentazione della Beata Vergine Maria. Il genitore familiare che assiste il minore affetto da malattie rare o in condizione di disabilità potrà avere un contributo economico in grado di valorizzare il lavoro di assistenza. E quanto prevede il nuovo avviso pubblico del caregiver promosso dall'assessore regionale alle politiche sociali Pietro Quaresimale per la concessione di contributi economici per l'anno 2023 con una dotazione finanziaria complessiva di 750.000 euro. L'avviso è aperto fino al 14 dicembre, data entro la quale si potranno presentare domande per ottenere un contributo massimo di 10.000 euro per nucleo familiare, secondo le indicazioni fissate dalla Giunta regionale. È un avviso importante per le famiglie che assistono minori affetti da malattie rare o in condizione di disabilità, osserva l'assessore regionale, soprattutto perché la Regione dà un contributo concreto a quei genitori che inoccupati o disoccupati si dedicano in maniera continuativa al minore disabile. Il nostro obiettivo, conclude Quaresimale, è favorire il più possibile la permanenza nel proprio domicilio dei minori affetti da una malattia rara per la quale è necessaria un'assistenza domiciliare. È stata pubblicata ieri mattina la determina dell'Areacom in autotutela che stabilisce l'annullamento dell'aggiudicazione della gara per la gestione delle piscine Lenaiadi di Pescara all'operatore economico Club Acquatico Pescara SSD, quale soggetto affidatario temporaneo del servizio nelle more dell'espletamento della procedura ordinaria di scelta del contraente. Il documento parla anche di annullamento dell'aggiudicazione disposta con determinazione numero 317 del 27 settembre scorso per l'affidamento ventennale allo stesso operatore. Si dispone anche di segnalare i predetti fatti dall'ANAC per l'attivazione delle procedure di annotazione e di indire con separato provvedimento un nuovo esperimento di gara in conformità alle previsioni dell'atto di indirizzo di cui alla delibera della Giunta regionale numero 256 del 5 maggio scorso. L'Areacom giunge a questa disposizione dopo che ad oggi, recita la determina, non è stato ancora sottoscritto il contratto di concessione ventennale e che non è esperibile alcun soccorso istruttorio né necessita di chiedere chiarimenti o integrazioni a documentazione incompleta. Sullo sfondo l'inchiesta della Procura di Pescara sull'ipotesi del reato di turbativa d'asta con l'iscrizione sul registro degli indagati di 4 persone. 8 concerti per esprimere attraverso il linguaggio universale della musica il desiderio di pace da realizzare per porre fine alle tante guerre che stanno insanguinando il mondo. È questo il senso della terza edizione di Note di Bellezza, rassegna concertistica per la pace organizzata dall'Arcidiocesi di Pescara Penne con la direzione artistica di Roberta Fioravanti. Ad ingresso libero il debutto avverrà venerdì 24 novembre 2023 alle ore 20. Nel Santuario della Divina Misericordia, già chiesa del Sacro Cuore di Pescara, con il concerto di pianoforte solo di Giada Di Febo, che suonerà componimenti di Beethoven, Chopin e Liszt. Ascoltiamo Roberta Fioravanti. Ci dispiace dire che il tema della rassegna è ancora drammaticamente attuale. E quindi ancora di più il Vescovo ci chiama a raccolta per questi momenti di bellezza che aprano il cuore, la mente e la volontà di tutti noi, ciascuno nella propria vita, ciascuno nel proprio ambiente, a farsi costruttori di pace. La rassegna anche quest'anno presenta un calendario molto ricco che si dipana dal mese di novembre fino al mese di giugno. Avremo un appuntamento ogni mese con musicisti, artisti internazionali anche, ma anche con uno sguardo quest'anno a dei giovani talenti
del nostro territorio e infatti abbiamo affidato il concerto inaugurale alla pianista Giada Di Febo, pescarese. C'è questa attenzione al mondo musicale in tutte le sue espressioni. Ieri mattina, in occasione della 34ª giornata ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Mauro Maggi dell'ARCI, Paolo Ferri, consigliere d'amministrazione delle manifestazioni pescaresi, e Manuela D'Agostino del Teatro Florian si sono ritrovati con gli studenti e le insegnanti delle classi quinte dell'Istituto Comprensivo 7 di Pescara, Colle Pineta 11 febbraio 44, e San Donato Raffaele La Porta, per consegnare alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi, alle loro famiglie e alle scuole con le quali è entrata in contatto negli ultimi anni, le tessere speciali pensate proprio per garantire questi diritti. Grazie al progetto Rete CET, Cultura, Educazione, Empowerment e Territorio, finanziato da Con i Bambini Impresa Sociale, le 7.500 card personali in tutta Italia, ovvero le tessere CET, che permetteranno per i prossimi 3 anni, e quindi sino al 2026, di poter accedere gratuitamente ad alcuni spettacoli che verranno allestiti sul nostro territorio dall'ente Manifestazioni Pescaresi e dal Florian Metateatro. È stato prorogato al 1° dicembre il termine per iscriversi ai 4 corsi gratuiti di formazione e orientamento per i giovani disoccupati o inoccupati di Pescara. Il progetto, intitolato Giovani fuori classe, è rivolto complessivamente ad 88 pescaresi che possono scegliere 4 diversi indirizzi, così lo ricordano il sindaco Carlo Masci e l'assessore alle politiche giovanili Patrizia Martelli, che ha promosso l'iniziativa. La gestione, ricordiamo, è affidata all'ENDAS Abruzzo. Ricordiamo anche che i 4 corsi sono gratuiti e riguardano le qualifiche di animatore, educatore sportivo e di operatore steward, mentre gli ultimi 2 sono per alfabetizzazione informatica e flororto, come coltivare fiori, verdure e frutti. I corsi sono rivolti a chi ha tra i 18 e i 35 anni, è disoccupato o inoccupato, inoltre è indispensabile essere residente a Pescara, non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso. Per la redazione del curriculum e della domanda di candidatura è previsto un supporto all'Informa Giovani, che sarà aperto a questo scopo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, e dal lunedì al giovedì anche il pomeriggio, dalle 17 alle 19. Ieri mattina, sempre nell'ambito della giornata promossa dall'ONU per l'infanzia e l'adolescenza, al Cinema Teatro Massimo di Pescara è stata proiettata l'anteprima del cortometraggio intitolato Il Confine, storie di ragazzi e di cinema nel quartiere più bello del mondo, realizzato dal regista Walter Nanni con i ragazzi del suo corso di cinema, provenienti dalle 4 scuole che sono vicine al quartiere Villa del Fuoco, ovvero la Terno Mantonè, l'Alessandro Volta, il Misticoni Belisario e la Scuola Media Foscolo. Girato in quello che è stato uno dei 10 quartieri più pericolosi d'Italia, affronta insieme ai ragazzi la tematica del bullismo vista sotto l'aspetto dell'appartenenza ai luoghi diversi della città, nonché le storie personali di alcuni di loro. Alla proiezione erano presenti le classi interessate, i dirigenti scolastici delle 4 scuole, le istituzioni politiche, fra cui il sindaco di Pescara Carlo Masci e il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, le istituzioni militari e Maria Concetta Falivene, garante regionale dell'infanzia. Ascoltiamo adesso le parole del regista Walter Nanni. Un paio d'anni fa l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Abruzzo, l'avvocato Falivene, mi ha contattato. Aveva visto dei miei lavori online e mi ha chiesto se avevo voglia di fare qualcosa per i ragazzi della mia città poi. Io ho vissuto tutta la mia vita fuori, Pescara. E allora abbiamo costruito insieme questo progetto. Ho immaginato di girare questo documentario a Rancitelli e abbiamo fatto un corso gratuito di cinema per tutti i ragazzi di Rancitelli, coinvolgendo le 4 scuole del quartiere. È stato veramente un lavoro corale fatto da tutti e durante il corso di cinema abbiamo costruito con i ragazzi questo racconto.
questo in realtà è il primo documentario di una serie, stiamo costruendo una serie, sono documentari da mezz'ora, questo diciamo è una sorta di numero zero e poi ce ne saranno altre sei che saranno pronti in primavera. Stiamo costruendo un racconto unendo la fiction, il documentario, tanti generi cinematografici insieme, perché attraverso il cinema possiamo raccontare delle storie, in questo caso vere, e sono i ragazzi i protagonisti. E siamo ora alle previsioni del meteo. Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con possibili deboli precipitazioni sparse, più probabili sul settore adriatico, specie al mattino. Dal pomeriggio la nuvolosità tenderà ad intensificarsi, ad iniziare dal Teramano e dall'Alto Aquilano. Tuttavia, le precipitazioni si manifesteranno molto probabilmente dal tardo pomeriggio sera e nel corso della nottata, ad iniziare dal Teramano, Pescarese e Chietino, ma nella giornata di mercoledì i fenomeni si estenderanno anche verso zone interne, possibili manifestazioni temporalesche nel tardo pomeriggio sera e in nottata, specie lungo le aree costiere e collinari con fenomeni localmente di moderata intensità. Temperature in diminuzione, anche sensibile dalla serata nottata e nella giornata di mercoledì. Venti deboli dai quadranti occidentali sulle zone interne montuose con rinforzi sui rilievi appenninici. Dal pomeriggio tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali, rinforzando specie lungo le aree costiere e collinari. Mare poco mosso al mattino con motondoso indeciso aumento dal pomeriggio sera. E con i dati di Abruzzo Meteo ci salutiamo. Buona giornata. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.